get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Same us for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. Siamo qui con Michele, che ci viene a trovare da Perugia. È venuto fin qua. Posto magnifico, venite qua. È venuto fin qua nei nostri Dolomiti. Lì dietro di noi c'è già Torre Wundt, che è la nostra meta di oggi. Siamo partiti dal parcheggio che porta al rifugio Fondassavio, sentiero 115. E siamo saliti un po', e ora là in fondo si vede la Croda Rossa. E stiamo ancora salendo, bellissimo sentiero, in un contesto che potete vedere. Eccoci ai piedi della Torre Wundt, quella che andava a arrampicare stamattina, in questo catino meraviglioso, bellissimo, veramente splendido. Ora saliremo per questo sentiero e andremo sotto la torre per poi iniziare la via. Bene, allora questo tiro qua lo apre Volo, che lui ha già, praticamente l'ha già capita la relazione, ed è giusta, perché hai ragione, perché va a destra e poi se non entra. Vecchio, oh, ma con chi pensi era, che fa? Sì, sì, no, infatti adesso qua in questo terrazzino ci prepariamo, ci imbraghiamo e dopo andiamo su. Siamo ai piedi. Abbiamo ragionato un po' per capire se era. Questa me la classificano un quarto più. No, no, quarto meno. Quarto meno. Quarto meno o terzo più. Se andiamo su dritti, andiamo anche strapiombanti. Si sta decidendo chi va per primo. Qualcuno fa una merendina e io mi godo questo panorama. Insomma, ragazzi, se va su qua, su e poi si piega a destra. Speriamo di fargliela.
quello sarebbe un 3? No, 4 meno. Adesso vedi il quarto. Ah, buonanotte suonatore. Sto 4 meno rispetto al nostro quarto. Recupera e andiamo su una parte veramente esposta. Tienimi, eh? Adesso dobbiamo salire per sto cammino.
abbiamo fatto un bel pezzetto di salita, 4-5 tiri, e siamo su un punto fantastico, un camino che assomiglia un po' a una grotta, ragazzi, che spettacolo. I ragazzi stanno operando per continuare la salita. E sono ancora, penso, al penultimo tiro. Che spettacolo, ragazzi. Mai vista una bellezza così in montagna. Si va verso la fine della via. Alla fine non mi ha dato tanto fastidio. Ti dico, abbiamo qui volo che fa sicura. Sei forte, Michele! Rifugio, arriviamo! Siamo in vetta, ragazzi, le tre cime di Lavaredo. Che meraviglia, ragazzi, via veramente bella, divertente, non difficilissima, ma bellissima. Ecco la vetta. Lì ci sono i cordoni per le discese. Cioè, da qui si vede un panorama incredibile. Dedico questa salita al mio amico David. La dedico col cuore, perché lui vorrebbe essere qui. E allora queste immagini meravigliose sono per lui. Amico mio, presto ancora insieme da queste parti. Figata pazzesca, che dire, via alpinistica bellissima in un contesto unico, meraviglioso, e che dire, emozione pura, con tre persone molto simpatiche, Alejandro, Thomas, veramente meraviglioso.
cima della torre Wund. Andiamo su 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 e vediamo cosa si vede. Sicuramente si vede una torre là di fianco. Eccola, cima con le tre cime, sul Paterno, Calini, Calini Missurina e il nostro Pispo Pena con Missurina e il lago di Antorno laggiù. Montepiana, Croda Rossa, super picco di Vallandro, bello, stupendo quassù. Iniziamo la discesa con calate, faremo delle calate per poter tornare in basso, solo che non sappiamo bene dove si trovano, quindi si va alla ricerca. 25? 5 metri prima della fine dell'accordo. Seconda calata, bisogna fare attenzione molto ai sassi, 20 metri. Ragazzi, uno spettacolo, veramente una meraviglia, raga. Cioè, stiamo scendendo dalla via normale. Ma ti sbalordisce questo posto a ogni passo. Qui c'è una paretina abbastanza verticale. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you... La via normale si conclude con questa discesa su questo sfasciume. Siamo quasi sul sentiero ormai che ci porta al rifugio Fondasavio. Oggi l'abbiamo portato in cima alla torre Wund, nei Calini di Missurina, facendo la via Mazzorana Torso, bella, quarto grado bello spinto rispetto ad altri quarti che ho trovato in giro, però contenti, contenti, bella via, anche la discesa un po' articolata, qualche doppia, un po' di arrampicando, un po' di tutto, oggi veramente un po' di tutto. Ora facciamo una tappa veloce in rifugio e poi torniamo giù al parcheggio, che è quello di stamattina, da dove parte il sentiero 115 per il rifugio appunto Fondasavio. Up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty.
get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned. Io questo video lo concludo qui. Spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile per l'attacco della via e più o meno come si sviluppa la via. Ripeto, via Mazzarana del Torso alla Torre 1. Dopo ci siamo fermati un attimo al rifugio Fondasavio, che è veramente lì. Bellissimo rifugio, ve lo consiglio. E niente, vi saluto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura.